Ben ritrovati, oggi il nostro viaggio ci porterà in Puglia alla scoperta di un primitivo rosato. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presenterò il Notte Rossa Primitivo Rosato di San Marzano. Il Salento in questi anni è diventata una delle mete turistiche più frequentate d'Italia, ma accanto ai divertimenti e alle bellezze paesaggistiche non va dimenticato che questo angolo di Puglia è anche una zona molto vocata per la produzione di vino e qui infatti San Marzano produce diversi prodotti sotto la denominazione di Notte Rossa, che comprende al suo interno diversi vini prodotti appunto a partire da uve del territorio. In questo caso parliamo del Primitivo, un vino che normalmente siamo abituati a vedere nella sua versione rossa, ma oggi invece appunto San Marzano ci stupisce e ce lo propone in rosato. Ci stupisce anche con la bottiglia, una bottiglia molto particolare, in quanto ha queste stelle in rilievo al sopra appunto la bottiglia stessa, ma anche questo gioco di parole tra rossa e rosa che potete trovare nell'etichetta, e qui appunto ci ricordano sia la notte con le stelle che il fatto che è un vino in rosato. Ma se vogliamo parlare delle sue caratteristiche un po' più peculiari, quindi quelle più tecniche, se così vogliamo dire, possiamo vedere che questo vino è prodotto con 100% uve primitivo, la sua gradazione alcolica è di 12,5 gradi e abbiamo un'annata 2018 oggi in degustazione. E appunto, come sempre, prendiamo il nostro calice e andiamo a degustarlo, partendo dal colore, questo rosa tenue, molto bello anche a vedersi. Andiamo a vedere se questa bellezza di colore si traduce anche in un olfatto, in un gusto piacevoli. Al naso sicuramente spuntano le note fruttate, di frutti rossi, quindi specialmente il lampone si sente, ma anche note di erba di macchia mediterranea, quindi erbe aromatiche, e anche una nota finale, ma proprio si sente in sottofondo, di spezia. Un naso non complessissimo, però tutto sommato piacevole. Andiamo a sentirlo al gusto. Vino equilibrato, una certa sapidità, un'acidità compensata bene dalla freschezza anche che regala alla bocca. C'è da dire anche una certa nota di morbidezza, un tannino praticamente assente, la vinificazione in rosato aiuta anche da questo punto di vista a togliere carica tannica al vino. Forse l'unica pecca che così si può trovare, detto che comunque ritornano i gusti di frutta e di erba aromatica, è sicuramente forse la persistenza. Forse non è persistentissimo come vino, però è sicuramente piacevole. E questa piacevolezza, dovendo tradurla nelle nostre, diciamo, votazioni o comunque nei nostri giudizi, cosa ci porta a pensare? Beh, sicuramente questo è un vino che ha un interessantissimo rapporto qualità-prezzo, infatti si trova in vendita fra i 6 e i 10 euro, quindi tutto sommato è un prezzo accettabile, non particolarmente elevato, per un prodotto che secondo me qualitativamente merita di essere bevuto. In cucina trova il suo abbinamento sicuramente al pesce, sia esso antipasti, primi piatti, pesce al forno in umido, ma d'estate forse si potrebbe anche un pochino allargare, quando magari si mangiano dei piatti non particolarmente strutturati o particolarmente pesanti, questo può diventare tranquillamente un vino da tutto pasto, quindi in estate potete godervelo diciamo con diverse portate. A livello di facilità di beva è un vino molto immediato, molto facile da apprezzare, vi salverà secondo me alcune cene,
vi consiglio di tenerlo in cantina, appunto, soprattutto in estate, fra i vostri rosati, che sono sempre un pochino magari bisfrattati e non considerati, ma a volte bisognerebbe anche tenerne conto. La temperatura di servizio è fra i 10 o 12 gradi, forse ecco in estate tenetelo anche un pelo più freddo, perché chiaramente col caldo si scalda facilmente e quindi la temperatura poi di servizio arriva naturalmente con il riscaldamento. Dovendo dare una valutazione complessiva, sicuramente, come ho detto, è un vino da tenere in cantina, da proporre ai vostri amici in occasione di cene, soprattutto se sono a base di pesce. Il rapporto qualità-prezzo sicuramente aiuta a proporlo e a degustarlo. Forse, diciamo, non è un top di gamma, non è, diciamo, un vino eccezionale, però vi invito a provarlo qualora lo trovaste appunto al supermercato o in enoteca. Bene, direi che con il nostro Notte Rossa primitivo rosato per oggi abbiamo detto tutto. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e, come sempre, vi ricordo le mie solite raccomandazioni. Ormai sembro la mammina che vi sgrida, però è giusto dirle, e che sono che i minori di 18 anni non devono bere, guai a loro. Non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, che poi dopo, se no, ci lasciano le penne. E soprattutto bisogna bere con moderazione, come sempre, ma di qualità. Ciao da Francesco e da The Wine Channel, ma fermi lì, perché fra poco arrivano i voti.